Oggi la condizione ci può permettere di rappresentare la città e quindi a partire dai nostri soci, ma tutta la città, di quello che è la risposta sul problema casa rappresentato in Coop Castello per la risposta complessiva in questa provincia. Noi oggi siamo una realtà oramai affermata, 731 alloggi assegnati in godimento ai nostri soci assegnatari, 1015 soci iscritti, una distribuzione di alloggi e di realizzazioni nel territorio provinciale, da Ferrara fino a Porto Garibaldi e Comacchio. Oggi però festeggiare 50 anni significa restituire così valore a quella visione che 52 soci fondatori ebbero in quel contesto 1971, dove chiaramente la condizione socio-economica del paese non era delle migliori, l'inflazione mortificava i salari delle persone più deboli. Ecco che era necessario produrre una risposta, Coop Castello è riuscita a fare questo. Oggi però noi non siamo solamente orgogliosamente, non siamo solamente coloro che distribuiscono alloggi o contribuiscono ad assegnare degli alloggi alle persone che comunque manteniamo come azione primaria del nostro lavoro. In questi anni abbiamo ricostruito una coesione di comunità che ci porta, in occasione di questo nostro 50esimo, a consegnare alla città appunto il regalo che Coop Castello mette a disposizione con l'inaugurazione che è appena venuta di questi nuovi locali, che metteremo a disposizione di un progetto complessivo di nuova sanità, una sanità di prossimità e quindi molto più vicina alle persone, che interpreti e incroci i bisogni che rappresenta immediatamente la nostra comunità di abitanti, ma senza lasciare indietro i bisogni che invece noi riscontriamo in tutti i territori che ci rappresentano. Festeggiamo oggi 50 anni di questa importante cooperativa di abitanti, la Cooperativa Castello, che per Ferrara e per Lega Coop è un'esperienza che è sempre stata di grande rilievo, in particolare in questi anni in cui c'è bisogno di ripensare l'abitare e di dare ai cittadini e ai soci della cooperativa nuovi servizi. La popolazione sta invecchiando, nel senso che si sta allungando la vita media, è una società che fa meno figli, quindi cambiano proprio i bisogni abitativi. Ci rivolgiamo oggi e la cooperativa si rivolge oggi a un pubblico di cittadini che hanno bisogno di servizi all'abitare, che pensino al fatto che spesso i cittadini sono soli, abitanti soli, che hanno bisogno di servizi diversi, di tecnologia, ma anche di socialità. La cooperativa Castello continuerà a fare e farà nei prossimi anni un lavoro di analisi dei bisogni e di risposta attraverso queste collaborazioni come quella che abbiamo inaugurato oggi con i medici di medicina generale che hanno inaugurato il laboratorio, con le associazioni del territorio, le cooperative sociali, le altre cooperative, con le istituzioni, per riuscire appunto a essere una cooperativa e una comunità di abitanti.